I principali locali, club e attività dell'intrattenimento fanno un appello al sindaco di Milano perché si cerchi in qualche modo di fermare l'emorragia che sta mettendo in ginocchio il settore. Intanto ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. È di pochi giorni fa l'appello dei principali locali di Milano, capitanati dall'Alcatraz, che poi si è esteso alla regione e non solo, per il sindaco Beppe Sala. L'appello è dovuto al fatto che questa crisi dovuta all'emergenza coronavirus in Italia sta mettendo in ginocchio l'intero settore della nightlife, degli spettacoli e degli eventi. È a rischio, e se non già definitivamente saltato, il Salone del Mobile di Milano, con tutto ciò che porta per la città, e così come al Frankfurt Messe, la principale fiera europea, stanno dando forfait quasi tutte le aziende italiane. È un periodo di gravissima crisi che si sta abbattendo in maniera pericolosissima per tutto il settore nostro dell'intrattenimento, della musica, della cultura, degli spettacoli. Tantissimi gli spettacoli cancellati nei teatri, cinema chiusi, gli eventi cancellati continuamente, così come grandi artisti stanno annullando la loro tournée, qualcuno primaverile, ma anche in alcuni casi tutta la programmazione dell'anno. Ecco che l'emergenza coronavirus che sta tenendo in casa le persone e comunque si sta diffondendo ha i primi effetti prima di tutto sul nostro settore. Nostro settore che non ci sono grandi tutele, non ci sono nessun tipo di paracadute, non ci sono ammortizzatori sociali. Salta l'evento. La persona deve andare a lavorare, semplicemente non guadagna e non riscuote. E questo, come dire, allargando un po' il giro, sta causando problemi enormi, danni da milioni di euro. I locali di Milano hanno fatto un appello al sindaco perché porti avanti la loro voce, perché in qualche modo ci siano delle possibili ammortizzatori sociali in termini di riduzione delle tasse o quantomeno evitare degli acconti o comunque qualsiasi tipo di soluzione per i lavoratori e le attività produttive. Tantissime persone rischiano di rimanere a casa, tantissime persone rischiano di non avere più uno stipendio da un giorno all'altro. Chi fa eventi lo sa benissimo quello che vuol dire quando l'evento salta all'ultimo momento e magari non c'è un accordo che prevede comunque il versamento della quota, ma è un problema lo stesso perché se chi l'evento lo organizza non ha nessun tipo di introito, è evidente che non potrà continuare a pagare per molto tutto quello che ha già programmato. Così il problema per tutto il comparto tecnico, tutti i lavoratori, tutti gli operatori di tutti i settori a qualsiasi livello che semplicemente si trovano i loro impegni cancellati e le loro previsioni per i mesi successivi che vanno a farsi benedire. E cerchiamo di portare avanti la nostra voce, che purtroppo non lo sta facendo nessuno, perché questo appello di tutti, che coinvolge tutti i grandi locali e anche quelli piccoli, non ha trovato spazio sui giornali. Si trova soltanto in alcune fanzine, alcune piccole pagine su web, e allora proviamo nel nostro piccolo a farlo girare, a condividerlo, a mandarlo ai nostri contatti. La psicosi, che non ha alcun tipo di fondamento, sta creando dei danni enormi e ovviamente non è soltanto un problema nostro, cioè il problema di chi lavora nella ristorazione che si trova con i locali vuoti, c'è chi lavora nel turismo che sta facendo appelli, come dire, l'Italia tranquilla, non rinunciate alle vostre vacanze o non rinunciate alle vostre girate così per qualsiasi motivo. Mentre il comparto sanitario fa il suo lavoro nel tenere a bada la propagazione del virus e nel trovare appunto la soluzione, altrettanto dobbiamo fare in modo che non vada avanti la psicosi del chiudersi in casa laddove non è veramente necessario, perché talvolta è necessario, però è inutile, come dire, farsi prendere dal panico quando non ce n'è motivo. È evidente, buona norma sarebbe sempre, se hai un'influenza, di stare a casa, oltre che prendere le medicine del caso. E allora, se proprio non c'è motivo di non andare, non vedo perché rinunciare a tutto. Però purtroppo la voce calma e pacate fanno fatica ad emergere laddove c'è chi urla e chi si fa prendere dal panico. Quindi, come
Concludo, cerchiamo di condividere questo appello che troviamo nel link in descrizione, come altri articoli, insomma, di portare avanti quello che è la nostra, nostro compito, che è quello di far divertire le persone e di dire alle persone di non rinunciare al loro divertimento. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Yoga.